Considerando i vantaggi in termini di tempo e fatica, la pixel art e i titoli vecchio stile sono diventati la norma nello sfavillante mondo degli sviluppatori indipendenti. Alcuni utenti iniziano a percepire negativamente la cosa, valutandola come una facile via verso il successo, ma bozzano questi giudizi senza tenere in considerazione due fattori estremamente importanti. Primo, tirar fuori un titolo stilisticamente unico e piacevole da vedere con mezzi limitati richiede una sensibilità artistica non indifferente. Secondo, dar vita a un gameplay con i fiocchi, navigando in mari in passato popolati dai grandi capolavori che hanno fatto la storia, è spesso un suicidio. Bypassare queste due barriere si può, e il modo migliore per farlo è l'emulazione. Si prendono varie meccaniche, si rimescolano per benino e si ottiene un prodotto nuovo e adeguato ai nostri tempi. Tale è la via seguita da Shovel Knight, interessante e seguitissimo progetto kickstartato di Yacht Club Games, spuntato tra la massa per la sua capacità di catturare lo spirito dei classici e per il look accattivante. Tutti i Bakers e un bel po' di giocatori si aspettavano meraviglie dal titolo, che dava l'impressione di non avere punti deboli durante le dimostrazioni. Noi avevamo dei dubbi, ma dopo una prova approfondita non possiamo fare altro che rassicurarvi. Shovel Knight è un giocone. La premessa di Shovel Knight non è particolarmente originale, ma risulta perfetta per dare il via alle avventure del luccicante cavaliere armato di badile che controllerete nell'avventura. Tutto comincia in un regno dove il nostro eroe è amato e rispettato come il più grande dei condottieri, in compagnia della sua partner, Shield Knight. La coppia però viene separata da una maledizione durante l'esplorazione di una misteriosa torre. Disperato per la perdita dell'amata, Shovel Knight si ritira dai campi di battaglia, finché il regno non viene minacciato da una potente incantatrice capace di asservire tutti i più prodi cavalieri esistenti. Con la fida a pala in spalla, Shovel Knight si dirige dunque di nuovo verso la torre, nella speranza di sconfiggere il male e ritrovare la sua compagna. È una storia la cui unica utilità è il dar vita a una struttura che mescola una serie di livelli selezionabili con una classica mappa dall'alto. Dopo un comodo livello tutorial, il protagonista avrà a disposizione un numero limitato di stage tra cui scegliere, caratterizzati da uno specifico boss. I Robot Master di Mega Man tornano subito alla mente, ma Shovel Knight recupera elementi di altri titoli noti, tra cui Zelda 2 e i Castlevania. Non sottovalutate comunque la capacità del lavoro di Yacht Club di distinguersi. Il gioco vanta un gameplay da action platform affinatissimo e brillante, che funziona alla perfezione. In parte per la precisione assoluta dei controlli e in parte per il furbo miglioramento di certi fattori. La risposta dei comandi è impeccabile, il salto del cavaliere è regolabile al millimetro, i suoi attacchi ben definiti e i quadri pensati per sposarsi senza problema alcuno alle meccaniche di base. In più, durante l'avventura, Shovel Knight cresce, ottenendo punti vita, punti magia e la capacità di utilizzare numerose reliquie. Queste, dal canto loro, non sono inserite nella formula casaccio, ma offrono manovre extra utilissime come un dash aereo, piattaforme utili per evitare pericolosissimi pavimenti puntuti o attacchi dalla distanza che facilitano enormemente la vita contro alcuni avversari irritanti. Ora della fine, queste scelte di game design influiscono positivamente sulla qualità complessiva del titolo. Shovel Knight è un gioco dove il livello di sfida è alto e ben calcolato, e se si fallisce, la colpa è solo del giocatore. Ok, ci sono zone brutalmente più ostiche di altre, ma in generale non ci si trova mai davanti a una locazione dove l'avanzamento pare impossibile e si è sempre spinti a continuare. Il fatto di perdere solo una percentuale recuperabile di denaro ad ogni morte e le utilissime pozioni curative del Triple King, peraltro, permettono a chiunque di avanzare speditamente senza cedere alla frustrazione. La cosa migliore? Il gameplay impallidisce davanti al level design delle varie locazioni. Che si tratti delle viscere della terra alla ricerca del cavaliere Talpa, delle dorate pareti nel palazzo del King Knight o delle spettrali distese governate da Spectre Knight, gli sviluppatori sono riusciti praticamente sempre a trovare delle gimmick distintive che rendono ogni livello un piacere da affrontare ed esplorare. Come detto, molte trovate vengono da Mega Man, dai Vania e dagli Zelda, ma il loro uso oculato e l'aggiunta di idee originali danno una certa freschezza al prodotto. Shovel Knight, insomma, è un gioco che non reinventa nulla, ma usa a meraviglia tutti i mattoni da cui è composto. Restando fedele alle sue radici, Shovel Knight presenta una grafica 8-bit che omaggia i titoli dell'era NES e Super NES. A una prima occhiata può sembrare rozzo, ma il prodotto è curato in modo quasi maniacale e presenta un gran numero di segreti e chicche, oltre a una gran cura riposta nella creazione di locazioni ispirate. La varietà dei nemici è elevata, le animazioni semplici ma riuscite, ed è impossibile non notare un numero smodato di opzioni di dialogo e di NPC di contorno nelle zone cittadine, ove ci si ferma di solito a recuperare nuovo equipaggiamento. Sono addirittura presenti boss facoltativi e livelli extra dedicati a dei gadget, curati quanto quelli primari. Unico appunto da fare riguarda la longevità,
che si attesta attorno alle 6-7 ore. Il titolo è rigiocabile in virtù della presenza del New Game Plus, che porta il protagonista a subire danni raddoppiati e diminuisce il numero di checkpoints nei livelli, ma a parte questo non c'è molto altro. Attenzione però, vista la riuscita campagna Kickstarter, gli sviluppatori hanno promesso boss giocabili e una modalità arena, che saranno scaricabili gratuitamente in futuro. Per creare un titolo come Shovel Knight è necessario un amore sconfinato per i grandi classici dell'era NES, oltre a una comprensione assoluta delle loro meccaniche. L'opera di Yacht Club Games è un omaggio di qualità elevatissima, che non reinventa nulla, ma rimescola il meglio dei capolavori del passato alla grande, e vanta un gameplay dalla solidità invidiabile. In parole povere, è l'ennesimo indie da non farsi scappare. Nostalgici o no, fateci un pensierino. We'll be right back.